Come vi avevo anticipato, la puntata scorsa è arrivato il momento di conoscere da vicino e quindi dal vivo la nuova Discovery Sport, la Land Rover che sostituisce in gamma Freelander. A parlarcene in questo impegnativo test che lo ha occupato è il vincitore della nostra iniziativa Tester per un giorno, che ci ha anche confessato essersi molto divertito. Carissimi amici di Safe Drive, ben ritrovati per il nostro appuntamento mensile con Tester per un giorno. Si sa, la rubrica dedicata a voi, alla vostra passione per i motori che vi permette di diventare giornalisti del mondo dell'auto, almeno per un giorno. Però Tester per un giorno con gli anni è diventata anche un'occasione per tutti voi e anche per noi per andare a scoprire le bellezze della nostra Italia. Oggi ci troviamo a 1200 metri di altezza dal centro di Biella in Piemonte e siamo al Santuario di Europa con Stefano Musso. Ciao Stefano. Ciao Alice. Ecco, lui il vincitore del mese della nostra iniziativa, alla sua destra la Land Rover Discovery Sport che Stefano potrà provare. Stefano, allora, intanto, come di consueto, presentiamoci un po', raccontaci qualcosa di te. Sì. Vieni da Torino. Torino, 43 anni, sposato con un figlio, da sempre appassionato di auto, fin dall'età di 12 anni, da quando ho cominciato a leggere riviste del settore, insomma, e quindi sono 30 anni circa che leggo e mi appassiono di motori. Ottimo, proverai questa vettura che peraltro per un padre di famiglia come te si sposa perfettamente, perché 4,60 m, grande spazio e capacità di arrivare veramente ovunque. E cosa ti aspetti da questa vettura? Sì, mi aspetto innanzitutto di avere uno spazio interno molto ampio, altrettanto dicasi per il bagagliaio, e poi mi aspetto anche che il motore 2,2 litri a gasolio da 190 cavalli sia adeguato a sopportare la massa della vettura e quindi che abbia una coppia adatta, insomma, a spostare la macchina in tutte le condizioni di guida, anche fuori strada, visto che la Land Rover ha sempre un occhio di riguardo per le sue caratteristiche off-road. Ottimo Stefano, mi sembra che ti sei calato benissimo nella parte, a breve ti lascerò completamente la scena e la telecamera, perché diventerai giornalista per un giorno per questa Land Rover. Prima però, con voi telespettatori, andiamo a scoprire qualcosa di un po' più preciso in merito alla storia di questo importante e suggestivo Santuario di Europa. Seguitemi. Siamo in compagnia di Linda Angeli, che è la responsabile del Santuario di Europa, che ovviamente ringrazio per averci ospitato in questa bellissima giornata. Grazie a voi per averci portato il sole. Ecco Linda, allora, il Santuario è un edificio affascinante che ha delle radici storiche importanti. Vuoi raccontarci brevemente qualcosa di questo luogo sacro? Certo, il nucleo storico più antico del santuario è la cappella dove si trova la statua della Madonna Nera e risale al IX secolo, quindi le sue origini sono molto molto antiche. Tutto lo sviluppo monumentale che vediamo oggi risale al 1600, al 1700, grazie anche all'intervento della famiglia Savoia, che era molto devota ad Europa. Immagino che sia meta e biellesi che lo portano un po' nel cuore, ma anche di numerosi altri turisti. Mi dicevi prima che c'è un buon assolutamente, afflusso. Assolutamente, non solo dall'Italia tra l'altro, ma anche dall'estero, francesi, svizzeri, tedeschi, giapponesi, americani. Abbiamo, anzi, di anno in anno i turisti internazionali aumentano sempre di più, grazie anche ad eventi come la Passione di Sordevolo che si svolge quest'anno proprio vicino ad Europa, che ci porterà molti turisti anche dall'estero. Peraltro avete anche possibilità di soggiornare, sbaglio? Certo, qui a Europa abbiamo tantissime camere di varie tipologie per soddisfare tutte le esigenze, dalla camera tipologia ostello fino alle camere più eleganti, ovviamente con il bagno privato, l'arredamento più moderno per soddisfare le esigenze di tutti. Ecco Linda, magari vogliamo dare il sito internet ai nostri telespettatori così possono trovare qualche informazione in più? Certo, sul sito www.santuariodieuropa.it potete trovare tutte le informazioni relative agli eventi che abbiamo in programma e le informazioni per prenotare il vostro soggiorno se desiderate trascorrere un weekend di relax qui ad Europa. Bene Linda, grazie ancora, grazie di essere stata con noi, ci ritroviamo poi più tardi e voi telespettatori seguiteci nel nostro servizio, andiamo a scoprire tutti i segreti della Land Rover Discovery Sport con Stefano Musso. Vi presentiamo oggi la Discovery Sport, ultima arrivata nella famiglia Land Rover. L'auto si colloca tra la Evoque, auto di grande successo, e la Discovery che continua ad essere prodotta.
L'auto è caratterizzata da linee moderne, equilibrate, dinamiche, con un frontale che è caratterizzato dal cofano a conchiglia, da una griglia del radiatore con un doppio listello con maglie esagonali e da una robusta piastra sottoscocca utile nel caso di utilizzo off-road. I fari in questa versione sono all'oxeno. La fiancata dell'auto è caratterizzata da una linea pulita, con i passaruote allargati che danno un'idea di possanza alla vettura. La lunghezza complessiva è di 4,59 m, con un passo di 2,74 m. Gli ingegneri Land Rover sono riusciti a spostare le ruote molto all'esterno per permettere di allungare il passo e di avere pertanto un'abitabilità interna molto elevata, soprattutto per i posti posteriori, i cui passeggeri godono di ampio spazio per le gambe. Il bagagliaio ha una capacità di circa 500 litri, che arrivano fino a quasi 1700 con il divano posteriore completamente reclinato. Il motore è un 4 cilindri a gasolio con turbo a geometria variabile di 2,2 litri di cilindrata e 190 cavalli. La coppia massima è di 420 Nm a 1700 giri. Il cambio è manuale a 6 marce. La velocità massima è di 188 km all'ora. Il prezzo in questa versione SD4 SE è di 42.300 euro. Ora sono proprio curioso di capire come va questa versione e proveremo su strada la vettura. L'interno è molto spazioso, soprattutto nella zona posteriore. Sono numerosi i vani portaoggetti dislocati sia davanti sia dietro e anche le prese per ricaricare telefoni, cellulari, prese USB che possono anche essere sfruttate da chi siede sul divano posteriore. Il cruscotto è piuttosto lineare, semplice di impostazione e ben fatto, impreziosito in alcune zone da elementi di alluminio satinato. A centro plancia invece troviamo il navigatore satellitare e tutte le altre funzioni racchiuse nel display da 8 pollici, al di sotto del quale sono presenti i comandi della climatizzazione e ancora al di sotto quelli per selezionare la modalità di guida più adatta in base al terreno su cui si trova la macchina, il cosiddetto terrain response. Inoltre a destra è presente il tasto dell'HDC, ovvero del controllo dell'auto in discesa, che si può selezionare in caso di forti pendenze, soprattutto in fuoristrada. In conclusione, anche a bordo la sensazione è quella di una macchina molto solida che si può utilizzare tanto nei lunghi viaggi autostradali, grazie allo spazio, alla silenziosità e al comfort in generale, quanto nelle varie situazioni fuoristrada, per cui sicuramente la Land Rover ha pensato le soluzioni migliori. Carissimi telespettatori, si conclude la giornata di oggi, dobbiamo lasciare questo posto incantevole, tornare verso Milano e Stefano verso Torino. E quindi in conclusione, Stefano, abbiamo provato questa vettura, la Discovery Sport, veramente in qualsiasi tipo di terreno. Cosa pensi di quest'auto? Sì, la macchina diciamo che trasmette una sensazione di solidità anche al volante, oltre che dall'esterno. In questo è aiutata molto da un motore che ha una coppia poderosa a partire dai 2000 giri al minuto, che sicuramente muove la massa della vettura senza problemi in tutte le condizioni di marcia. Lo sterzo mi è piaciuto parecchio, abbastanza pesante, piuttosto diretto, il cambio manuale a 6 marce in questo caso, con una buona manovrabilità e una breve escursione. Stefano, ti sei veramente destreggiato benissimo, sia davanti alla telecamera che comunque a raccontarci anche dal punto di vista tecnico questa vettura. Ora la tua prova continuerà scrivendo un articolo per il quotidiano Il Giornale, ricordiamo, e anche per la rivista Automobilismo e per il portale pitstopadvisor.com. Da Il Santuario di Europa è tutto, noi vi consigliamo di seguirci ovviamente anche il prossimo mese, ci sarà una nuova vettura, continuate ad iscrivervi e a seguirci. Grazie Stefano. Grazie Alice. Di essere stato con noi, alla prossima, ciao. Ciao.